Ciao a tutti Cugge, ben ritrovati alla vostra Underlink Ronton su Ever Oasis. Siamo al gran finale. Oggi ci sarà l'ultima battaglia contro il Caos in persona. Beh, prima contro Shout e poi dopo contro il Caos, ovviamente. E se la memoria non mi inganna, abbiamo già sconfitto Zefa, quindi sicuramente dovrò affrontare gli altri due aiutanti di Shout. E non ci sono punti di salvataggio più avanti. Bella affare. Dall'ultima volta ho solo aumentato il livello dell'Oasi e dal 21 sono arrivato al 22. E ci ho messo un paio d'ore. Dal 21 al 22, nonostante fossi già quasi a metà del livello 21. Ho fatto una fiera così l'Oasi, il livello dell'Oasi al massimo per i punti salute. Mi aiuteranno moltissimo. Ho portato con me una Dra che è molto forte, con cui ho visto ha un attacco elevatissimo, e Heled che sarebbe un Lycona, che comunque sia lui ha un buon attacco non elevato come la Dra, ma avvelena ad ogni con il primo attacco a 100% avvelena, tranne i nemici che sono resistenti al veleno, quindi penso i Serca, perché i Serca sono scorpioni. Oh, eccoli, va. Ah, finalmente siete qui, vi stavamo aspettando. Se pensate di metterci di nuovo i bastoni tra le ruote, stavolta ve la vedrete con noi sul serio. Non andrà come l'altra volta. Tu volevi comprendere il Caos? Non hai idea di quanto siano profonde le sue penne e la sua aridità. Per quanto provate a sconfiggere il Caos, non riuscirete mai a cancellare dal mondo il risentimento. I cuori imprigionati dal Caos non possono fare a meno di invidiare quelli colmi di gioia delle persone felici. Di quelle che vivono nella tua oasi, in particolare. Perciò noi renderemo tutte le creature uguali a noi con il potere del Caos. Così tutti saranno infelici e nessuno avrà motivo di essere invidioso. Che ne dite? Non vi sembra una buona idea? Nascerà un mondo meraviglioso senza tutte quelle regole noiose. Non vi lasceremo andare dal nostro capo Shout come se nulla fosse. Voi avete sconfitto Zefa, eh? Allora la pagherete cara. Esatto, preparatevi. Che bella cosa. Stavolta due. Wow, questo fa skateboard. Over skateboard, cosa fa? Hai roller alle scarpe? E poi scarpe, oddio. Nel deserto scarpe non penso. Più che altro ci sono quelle. Oddio, sarebbero scarpe quelle che indossano gli abitanti del deserto. Cioè, abitanti del deserto, insomma. Abitanti di quelle città, diciamo, poste nel deserto, ecco, diciamo così. Non si chiamano proprio scarpe, ma sfungono da scarpe. E sto vedendo che Arnebeth, insomma, sta andando giù abbastanza velocemente. Oh mio Dio, levati! Wow. Ho portato l'arco perché è l'arma migliore per evitare di prendere danni. Mi ci vorrà un po' di più a sconfiggere i nemici. Ma ah, è andato Arnebeth. Beh, dico, vedevo la barra vuota della vita. Ok, quello è amico mio, Erd. Sarul. Prevedo gli incontri un pochino lunghi, ma non prevedo di prendere troppi danni. Comunque sia, se vedo che uno dei miei compagni è in difficoltà e io sto carico, cerco di ricaricare comunque sia i compagni. Non mi interessa se io sono carico e il compagno no, uso comunque sia la pozione. Ah no, il Serk è avvelenato, quindi anche se uno scorpione resiste al veleno. Voglio dire, gli scorpioni in genere hanno il veleno solo nella punta della coda e non sono aggressivi come si potrebbe pensare, anzi, non attaccano mai per primi gli scorpioni. Nonostante nello scorso episodio abbiamo visto che comunque sia i Serca hanno rubato grandi porzioni di terra agli animali. Che diavolo sta succedendo? È confuso, wow! Da confuso la Dra? La Dra non mi ricordo come si chiama perché c'ha un nome particolare, quindi chiedo scusa, ma... Ok, Sarul... Beh, insomma, ci siamo quasi, eh? Come ho detto, come... Se vi ricordate, la scorsa volta, il primo incontro con Sarul, non l'ho registrato perché... Boh, non mi ha registrato la capture card, come dissi. Però stavolta l'avete visto per intero, anche più forte, è andato.
Dannazione, ci avete sconfitti. Siete forti quando fate sul serio. Grazie, caro. Oi oi, alla fine ce l'avete fatta. Non posso dire che sia meglio così, ma forse era ora di farla finita. Già. In effetti ci avete ostacolato proprio fino all'ultimo. Beh, a questo punto direi che ce ne possiamo andare. Hai sconfitto un nemico agguerrito come me. Non fare quella faccia triste. Non credo che possiate battere grande Shout, ma se dite di nutrire ancora qualche speranza nel futuro. Fate tutto il possibile affinché il mondo torni a prosperare. E magari un giorno avremo una nuova vita da vivere qui. Bye bye guys. Quindi sono morti. Che brutta cosa. Ma volendo posso tornare indietro? No. Ok. E allora andiamo da grande Shout. Avanti, grande Shout. Per favore. Ricarico un attimino i miei compagni, anche se di poco. Perché ho visto che non è servito... Cioè, non hanno preso tanti danni. Comunque sia, la vita si ricarica anche andando... cioè, col tempo, poco alla volta si ricarica. Per lo più la mia, non so se è quella degli alleati la ricarica comunque. Cioè, ma... il... caos va in alto. Ok, devo andare di qua, ok. Quella è la porta? Ah. Ok. È grandina. Percepisco forte la presenza del caos. Forse in fondo a questo dirupo c'è Shout. Ok. Per sbaglio ho premuto A e mi sono fottuto il testo, ma va bene. E saltiamo. Geronimo! Woo! Eccolo qua. Fratellone! Andrea. Da bloccare a ogni costo i miei piani? Riusciresti a combattere contro di me e ferire il corpo di tuo fratello? Certo. Cioè, come immaginavo, questi trucchetti con te non funzionano, eh? Allora è inutile continuare a farti domande. Fatti avanti! Polverizzerò la tua fermezza e ogni tua speranza! Cos'è attiva? Lo Sharingan attiva. Lo so, è un vecchio meme, ma... chi se ne frega. Meme, meme, chiamatelo come vi pare. Ok, ok. Gli è cresciuta la coda da serpente. Probabilmente è servitore di Voldemort. Ah, però, i danni, insomma. Livello 23, ai ai ai. Allora, se mi attacchi con questi... Oh mio Dio, ho paura! Oh, via, via, via! Ah, attacca con il vento. In effetti, sì. Però è vento del caos e può generarne due contemporaneamente. Quindi basta che io mi sposti e questi seguono una traiettoria precisa. E non ti muovere! Oppure li ruotano intorno. Vabbè. Ah. Ehi là! Ragazzi! Ah, i miei amici gli hanno fatto un bel po' di danni. Allora, mi chiedo una cosa. Quando si attiverà il suo potere massimo? O meglio, so già che, che questa non è la sua forma finale. Sicuramente dovremmo affrontare proprio il caos in persona. E non so se si attiva a metà vita o a vita finita. E quindi si ripristina tutto. Non so qual è peggio, sinceramente. Oh mio Dio ladra, oh mio Dio ladra. Non so se curarla anche dalla paralisi, perché non ce n'ho molte di antiparalisi. Vedo come se la cava. Eh no, è bloccata. Mi conviene curarla. Ce n'ho solo due infatti. Oi, 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 calmati.
Maledetto Shelt, calmati. Ah, sbagliato tempo. Ah, sbagliato. Ah. Sono paralizzato, no. Ci picchia. Allora, pozione totale che mi ricarica tutto e... vediamo un po' se l'antiparalisi... sì, mi ci vuole l'antiparalisi. Mi si blocca il personaggio. Guarda che mi si blocca. Aia. Oh, è andato? Ah, chi l'ha finito? Eld. Cavoli. Con questo aspetto non posso combattere al mio meglio. Avrei preferito aspettare ancora un po', ma non ho altra scelta. A quanto pare è giunto il momento di utilizzare il potere del quarzo nero. Preparati a sprofondare in un abisso di disperazione, al cospetto della mia vera essenza! Dite quello che vi pare. Ma è fighissimo. Bellissimo, ragazzi. Sarà anche malvagio, ma è di una figaggine unica. Ah, così iniziamo senza sputo. Oh mio Dio. Livello non si sa e non si sa neanche che potenziamento abbia. Wow. Adoro, adoro. Oh mio Dio, la drasta per finirci male. Cosa? Oh no! Un momento! Forse posso evitarlo, ma mi ci devo impegnare. Non lo prendo? Mercola! Oh mio Dio! Dai, dai, carica, carica! Quando mi punta non mi piace! No, no! Ah, di là ha fatto bene! Non mi ha preso! Però, sto facendo danni non indifferenti, eh! Ah, proprio in pieno. Proprio in pieno. Gli sono andato incontro. Che è successo? No, non mi dico che crea una gabbia del caos. Oh, le piante. Andrea, combatterò anche io con te. Le piante del caos ci stanno invadendo. Solleverò una barriera d'acqua e proverò a respingere. Ok. Ci vorrà un po' di tempo. Va bene. Quindi devo sradicare le piante. Perfetto. No, ragazzi, sto proprio... sto troppo adrenalinico in questo ultimo scontro. Ho skippato un po' il testo, ma il succo è quello. Perché leggo prima con gli occhi e poi leggo con la bocca. Quindi, insomma... preferisco... ho preferito skippare velocemente perché... proprio ho voglia di combattere contro il caos e di porre fine a tutto quanto questo. Ma... no, perché mi segna il nemico dietro? Aspetta, ma sto prendendo i danni? Ma prendiamo i danni così? Ma dai! Ah, oh, porca miseria però. Ma non è giusto! Boh, non so, io sto lanciando a caso la magia del vento. Non so se va bene, se non va bene. Speriamo che vada bene. Ah, ok, è andata. Oh, è indebolito? Ma dove sto sparando io? Fermati! Madonna, che palle! Ah, va bene, va bene. Posso andare ora, grazie. La Dracia, pochissima resistenza, mamma mia. Aspetta, non è che ho preso quella che c'ha pochissima difesa. Perché ce n'era una con un grande potenziale d'attacco, ma con una difesa. Inutile. Niente, così non lo prendo. Vabbè. Sì, leviamoci dalle pozze di caos, che è meglio. Perfetto, grandissimo. Con mi ha preso? Con l'aura? Con cosa mi ha preso? Ah, ora si vede che ha la difesa alzata. Ah, forse l'altra non è
un potenziamento di stato, ma che tipo è? Non ci ho mai fatto caso, sinceramente. Ah, Erd fa l'attacco, non potenzia nulla. Non ci ho fatto mai caso. Vabbè. Aia. Oh, no. Oh, ah, si è fermato, ok. Però per qualche strano motivo penso ce l'abbia con me. E ancora non ho imparato a schivare. Ah, un'altra volta, ma fa il coso. Ah. Oh, schivato, vai. Alla grande, ci siamo quasi. Dai che manca poco, dai che manca poco. Ok, doppia schivata. Aia, pensavo di sconfiggerlo con l'ultimo attacco, invece no. Se ti fermi. Oh, un buffo quello che ci trascina. Non riesco a colpirlo, dannazione. Basta, no, 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 no. Ritiriamo le armi. Dai, dai. Ok, è andata. No, no, no! Proprio all'ultimo mi sono fatto trascinare. Niente, ancora niente. Che... E vai giù, vai. Ah, senti, mo non mi curo, basta. Oh, allora. Come osi? Opponi resistenza all'immane forza di colui che ha tenuto il quarzo nero? Se anche distruggessi il mio corpo e ponessi fine al mio spirito, questo cuore arido continuerebbe a esistere. Io apparirò ancora in questo mondo, sotto forma di maledizione o di sventura, per annientare la speranza delle persone. Ma così non è abbastanza divertente. Prima di andare a divorare quest'osia, la farò precipitare con me in un abisso di disperazione! Eccola là. Toccherà fuggire tipo Metroid. Che abbiamo un tempo limite prima che esploda il pianeta. Andrea. Dimmi Esna. Andrea, scusa, so che è un brutto momento, ma ascoltami. Ti ricordi quando abbiamo parlato di sera alla sorgente? Da allora mi sono chiesto cosa potessi fare io e solo io per gli abitanti del deserto. Il caos rappresenta i sentimenti delle persone che hanno fatto del loro meglio per sopravvivere nel deserto. Ah. Non l'avevo capito. Ecco perché io vorrei aiutare anche il caos. Ah. Andrea, voglio ringraziarti per quello che hai fatto. Puoi avvicinarti? Andrea, ho preso la mia decisione. Per voi abitanti dell'Oasi, per il caos e per il nostro mondo intero. Grazie a te e alla strada che abbiamo percorso insieme, finalmente ho capito cosa posso fare. Grazie, Andrea. Quali sono le tue intenzioni, spirito dell'acqua? Cosa credi di fare?
tu puoi guarire anche me? Tramutandoti in pioggia e rugiada. L'amore della tua amica a volte è guarito persino il caos. Andrea, hai creato un'oasi magnifica, abitata da splendidi amici. E finisce così. Oh mio Dio. No, non ci credo. Cavolo, si sono sacrificati sia Erna che Shout. Shout, giuro che non me l'aspettavo che morisse. Perché si è sacrificato ovviamente per eliminare il caos, appunto, dal suo corpo. Mentre Erna si è sacrificata per purificare il caos. No, no, non mi aspettavo un finale del genere. Mi aspettavo sì che vincessimo, sconfiggessimo il caos e tutti a casa. Ma Esna e Shout sono morti. Io davvero Shout non me l'aspettavo. Io ho sempre pensato, vabbè, sconfiggiamo il caos, Shout torna nel suo corpo e tutto quanto a posto. Invece no, è morto. E Esna pure. Però, ragazzi, devo ammettere che il Grezzo Team ha fatto un lavoro eccellente per quanto riguarda Ever Oasis. È stato un gioco pazzesco.
mi ha preso, devo dire, dopo la prima ora di gioco. All'inizio, quello che mi dava fastidio, l'unica cosa all'inizio, è quella specie di tutorial dove devi usare la magia del vento e parlare con gli abitanti dell'Oasi tuo fratello. Ma dopo quella parte il gioco prende piede velocemente, ti rendi conto del caos e tutto quello che succede e vai avanti velocemente con la storia, è bellissimo. È uno dei migliori giochi del 2017 e se a fine anno mi ricordo e c'ho voglia più che altro faccio una classifica, questa sicuramente sarà tra i primi 5 se non tra i primi 3, perché comunque sia l'anno deve ancora finire, ma a primo posto penso già di sapere chi metterci, ma a fine anno se mi ricordo lo vedremo. Dunque, l'ultima riflessione che vorrei fare su questo gioco è che secondo me, cioè, un gioco così non l'avremo mai. Voglio dire, se noi vediamo tanti giochi, mo non è per dire quel titolo particolare, perché mi sono piaciuti tutti e tre, i Dark Souls. Dark Souls, nonostante mi siano piaciuti tutti e tre, ma ci metto in mezzo anche Pokémon, guarda, ci metto in mezzo anche Pokémon, va bene? Sono tutti titoli ripetitivi, ok? Nonostante questo genere sia un genere visto e rivisto, è diverso comunque sia dagli altri. Mentre anche se in Pokémon tu cambi Pokémon, cambi le palestre, cambi le lotte, i tipi, eccetera, anche in Dark Souls tu cambi boss, cambi le abilità, cambi le armi, sono tutti la stessa cosa alla fin fine. Però ti possono appassionare comunque. Comunque sia, vi ripeto, anche se può sembrare come tanti altri giochi, alla fine questo c'ha una sua particolarità. Nel complesso intendo, non una particolarità in particolare, tanto per ripeterci. Quindi, insomma, sono davvero contentissimo di aver giocato questo titolo. E ho letto che il livello massimo che il personaggio e l'Oasi possono raggiungere è il 30. Quindi oltre il livello 30, ragazzi, non si va. Ad ogni modo, questo è l'ultimo episodio per Ever Oasis. Domani inizia Inazuma Eleven, finalmente, per la mia gioia e anche di quelli che seguono il canale, che sono pochi, ma va bene comunque, porto quello che mi pare sul mio canale. Quindi io come sempre ringrazio tutti per aver seguito questa serie e spero che vi sia piaciuta. In descrizione trovate come sempre il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!